Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo live e oggi sì ragazzi, finalmente dopo anni di attesa siamo qua su Destiny. Come sapete no, il gioco è sviluppato da Bungie, penso che ormai lo conosceranno tutti. E diciamo che questo video qua è arrivato diciamo più in ritardo rispetto a quello che potrebbe essere normalmente rispetto magari ad altri canali e comunque l'uscita del gioco. Perché prima cosa ho voluto aspettare di vedere le recensioni, perché comunque c'erano delle cose che non mi convincevano, diciamo che volevo essere sicuro com'è che fosse e poi soprattutto perché, come penso molti di voi sapranno, se hanno seguito i miei ultimi video, c'è una cosa che io odio è per ordinare i giochi, perché mi sembra una cosa assurda. Per questo motivo quindi ho diciamo, aspettato di vedere le recensioni. Poi vabbè, aspettando anche il tempo in cui comunque mi arriva il gioco da Amazon, perché io purtroppo abito in una città che aveva forse 60.000 abitanti, ma gli unici negozi sono GameStop e basta, per cui con i videogiochi sono messo molto bene, e preferisco aspettare un anno, perché una settimana per che mi arrivi il gioco, che andare a prendere qualcosa da GameStop, che sapete, penso che ormai tutti sappiano cos'è, che sì, che almeno io, ma come altri tantissime persone pensano di loro. Quindi per questo motivo arriverà un po' in ritardo. Adesso, se adesso volete prenderlo, non so, io vi consiglio comunque per Amazon perché si trova a 60 euro la versione, quella lì che c'è la, è più il nome, l'arsenale della l'armeria dell'avanguardia che cioè comunque costa 60 euro, cioè la parte costa di meno. Se no, boh, comunque adesso guardate, decidete poi voi dove prenderlo. Comunque adesso diciamo subito le mie impressioni. Beh, io direi di partire subito col gameplay, che è la parte che da come la vedo io mi convince di più, perché comunque si vede che la Bungie ha fatto Halo. E noi giriamo intorno, si vede proprio perché Halo è diventato così famoso, perché stiamo parlando di un gioco che ha un gameplay comunque come sparatutto veramente solido. Diciamo che uno sparatutto deve piacere, perché ricordiamo che alla metà fa uno sparatutto, un GDR, un MMO, cioè siamo MMO perché lasciamo stare la mia pronuncia dell'inglese, quindi da una parte si ha diciamo, lo sparare di un FPS e secondo me è fatto veramente bene perché diciamo ok non c'è tanto cioè ancora non consente tanto e soprattutto almeno all'inizio io sono a livello 9 non diciamo che ho fatto praticamente tutte le missioni sulla terra della storia, ho giocato un po' al multi e ho fatto qualche missione andando in giro, le armi sono abbastanza uguali. Però per questo diciamo che devo aspettare. Per quanto riguarda il GDR, invece, diciamo che si riferisce soltanto al fatto che comunque l'armamento ha delle caratteristiche molto più marcate rispetto a un classico FPS, poi c'è la creazione del personaggio, mentre MMO per il fatto che si può giocare in coop. Quindi diciamo che si deve. Devono piacere incontrare questi generi, perché per esempio se uno gli piace soltanto il GDR non gli piacerà tantissimo perché punto a sfavore è la storia che per adesso non ho giocato tanto, però veramente diciamoci la verità, fa abbastanza ridere i polli, cioè è una storia che sembra veramente fatta così tanto per far qualcosa, una cosa che mi dispiace perché adesso l'universo l'ho evitato poco. Però per esempio, vi faccio l'esempio delle ambientazioni, è fatto veramente bene. Posso dire, cioè, soltanto per esempio, se faccio l'esempio della Luna della Terra, fatto veramente bene, quindi diciamo, è una cosa che mi spiace. Poi vabbè, parlando delle missioni, naturalmente sono le classiche missioni. Cioè, classiche, comunque sono le missioni storiche, quasi sempre spara, spara e comunque avere una in quel senso degli obiettivi, ma c'è sempre il fatto di sparare, infatti se devo essere sincero già da adesso diciamo è un po' ripetitivo, cioè non è uno di quei giochi che avete tante cose diverse da fare,
secondo me vi può prendere del tempo il fatto che molti di voi giocheranno, magari uno che lo prende lo gioca soprattutto per prendere l'arma mentale migliore, allora in questo caso qua sicuramente può aiutare, perché se no missioni poi sono abbastanza uguali. Poi per esempio io adesso ho provato a fare questo qua, che no, che sono le, diciamo, le missioni secondarie, che quindi si fanno comunque visitando questi luoghi che comunque sono abbastanza grandi e, cioè, sono anche fatti bene, però sono missioni abbastanza ripetitive. Cioè per esempio mi è capitato una volta sulla Terra, cioè le prime missioni erano tutte e due ammassa un tot di persone, e questo ti dato, diciamo, che quella che può essere la ripetitività che alla fine c'è. Poi parlando in, diciamo, preparato, sì, comunque ripetitività, adesso ve l'ho detto, devo ancora finirlo, quindi queste qua sono tanto le prime impressioni, però già dalle prime si vede che sì, comunque un po' di ripetitività c'è, che adesso comunque ho detto, poi non lo vedere, magari poi dopo mi piacerà un po' di più, ma per adesso la storia è cosa, secondo me, che si può anche lasciare stare. Poi, parlando di un'altra cosa, ecco, parlando invece dell'aspetto tecnico, quindi sia grafico che audio, neofilmicamente parlando si difende bene. Che vedete proprio che è fatto veramente bene, si vede veramente tanto il fattore next gen. E, diciamo, magari non sarà la grafica spartanacella, però il suo lavoro lo fa. Forse sì, diciamo che mi dispiace un po' il fatto che non ci siano i 30 e i 60 fps, ma si è fermato soltanto a 30, perché volevo puntare sui 1080p, mentre io penso, come penso aver, secondo me è meglio puntare ai 60 fps che ai 1080p. Quando invece riguarda l'audio, beh, la campanatura delle armi è quello che è, cioè comunque contate che sono armi che comunque non sono esistenti veramente, quindi ci basiamo abbastanza sulla fantascienza. E invece, mentre parlando del, almeno degli effetti, abbastanza, i doppiatori, ma sì, sono comunque abbastanza accettabili. Sì, vabbè, seppure, ragazzi, forse secondo me il migliore rimane sempre quello del multiplayer. Chiaramente quando parla è una cosa assurda, cioè sembra, infatti a me personalmente ricorda molto lo speaker dei nemici dei multiplayer di MW2, proprio per la voce, che proprio per capire l'epicità dei tuoi scontri. E poi ragazzi, la musica, cioè la musica è qualcosa di veramente straordinario. Infatti hanno sbagliato, perché per chi non, di voi non lo sapesse, quello che ha sviluppato la musica, che nel caso di come composto la musica, è stato licenziato dalla Bungie per un problema, diciamo, questo qua, per sembra cose forse legate allo stipendio. Mi dispiace, perché si vede che sa scrivere le musiche, cioè veramente bella, un'epicità unica. Ok ragazzi, non so dove cavolo sta andando. Ok, a posto. Mi sa che era quello di prima, non so. Poi, ecco, parlando invece della cosa che veramente mi ha colpito bene, vabbè, tralasciando i raid e tutto, che li devo ancora provare, e infatti adesso avevo intenzione, adesso quando dovrò ancora sentire, ma probabilmente faremo una serie io e Cutoli, di Dottor Cutoli e Mr. Carrara, forse magari anche con qualche altro youtuber, per quello dovrò vedere. Quindi per quello diciamo che aspetto un attimo a valutare. Parlando invece la cosa invece proprio mi ha convinto di meno, seppur ve lo dico la verità, non ci ho giocato tantissimo, è il PvP. Cioè il PvP, non so, non devo essere sincero, non mi convince tanto, sia per la latenza, che è qualcosa di veramente assurdo. Non so che cavolo mi sta succedendo, cioè vedete gente che magari, so, voi gli sparate, sarebbe morta ma muore 5 minuti dopo. Questo genere, cioè quindi l'attenza che sembra quella di, sembra veramente l'attenza di Battlefield 3 a appena dopo l'uscita, quindi ogni mesi, e questo sicuramente non va bene. Poi parlando sempre di questo del PvP, secondo me non l'hanno comunque fatto abbastanza bene quanto riguarda sempre la solita storia dell'equilibrio, perché comunque ci sono
sono delle armi che sono veramente più di quei fucili, di quei fucili a pompa o anche fucili a cecchino in certe situazioni. E poi perché comunque ci sono le... sto morendo male. E poi soprattutto perché ci sono i... le abilità speciali, che sono qualcosa di veramente assurdo. Cioè, tanto per farvi un esempio, allora, cioè quella del titano, come sapete, si schianta a terra e one shottate tutti. Qualsiasi, cioè voi vi trovate veramente davanti a una persona, la one shottate automaticamente. Non dovete proprio fare niente. Poi c'è, secondo me, quella proprio peggiore è quella del cacciatore, che avete tipo una super pistola. A proposito, io non sapessi, io sono un titano. Comunque avete tipo una pistola dorata che one shotta tutti con un colpo. Ha tre colpi, però almeno due uccisioni, a meno che non sappiate proprio tenere in mano controller, le fate sicuro. E questa è una cosa che purtroppo si sente. Infatti forse è una delle cose che proprio non mi è piaciuta. Poi per il resto, secondo me il multiplayer, per essere apprezzato al meglio, forse sarebbe meglio giocarlo quando si sarà tipo a livello 20, qualcosa di questo genere, in modo comunque di essere vicini come livello ai quelli che alla fine si trovano, seppur comunque ricordiamo che i vantaggi di livello dovrebbero essere disattivati. Cioè in realtà lo sono, perché per esempio mi è capitato di andare contro gente che era, si vedeva che aveva un livello migliore del mio, più alto, e prende le mie statistiche, mi diceva che le mie statistiche erano state alzate per quel motivo lì. Quindi quello lì diciamo che è mezzo risolto, però il PvP secondo me non mi convince ancora tanto. Quando poi invece la longevità e tutto, beh, se, allora, se erano stati sicuramente vari problemi per quanto riguardava i livelli, perché diciamo 20 livelli erano pochi. Ora, io dico sempre che i livelli, oltre al loro numero in sé, bisogna anche vedere in quanto tempo uno comunque li sale. Anche perché vorrei ricordare che Fallout 3, che ricordiamo che andiamo tutti che è un capolavoro di VDR, ha soltanto 20 livelli. Poi ricordiamo che in realtà i livelli sono 30 e diciamo che l'unica persona di cui si sappia che ha, diciamo, è arrivata fino al livello 30 è un americano che comunque ci ha messo 107 ore. Per quanto riguarda invece la storia e tutto, non vi so dire cosa mi ha colpito, perché non è ancora finita, quindi diciamo che aspetterò un attimo. Per cui cosa dire di Destiny? Beh, sicuramente non era quel super capolavoro che tutti avevano presentato, cioè diciamoci la verità, non è il, è un gioco che sicuramente, diciamo che in realtà un po' qualcosa cambia, perché comunque vedere un MMO FPS, poi alla fine è un simile MMO, perché ok, non è un MMO, diciamo originale, comunque un simile MMO FPS e su console non si era mai vista, quindi comunque bisogna dargli atto che è un esperimento. Poi vabbè, diciamo che la maggior parte delle critiche sono più brutte per il fatto che è stato creato un hype assurdo e poi è stato rispettato. Però è un gioco che se vi prende può essere, comunque può tenere per tanto tempo, è un gioco per certi aspetti sicuramente valido, perché il gameplay, ok, è ibrido, però comunque non è sicuramente brutto. Però ecco, diciamo che proprio secondo me questo qua non si può quasi classificare neanche un gioco completo. È comunque partito dal fatto che questo qua è una partenza di un progetto che durerà 10 anni, sempre naturalmente secondo quello che dicono Activision e la Bungie. È comunque un MMO, quindi ricordiamo che gli MMO, adesso vediamo un po' se c'è qualcosa di interessante, ricordiamo che gli MMO comunque sono giochi che vengono abbastanza solitamente, si tende a supportarli molto. E questo significa che, almeno dal mio punto di vista, diciamo che per capire veramente se questo gioco qua sarà bello oppure no, bisogna aspettare, perché questo qua è, sono quasi le fondamenta, cioè in realtà è come se avessero fatto le fondamenta di una casa
Però il gioco in sé manca ancora, cioè il gioco completo non è, diciamo che, ok, il gioco completo, però dipenderà molto sia dalla community in sé, quindi quanta gente ci giocherà, ma anche dal supporto che si darà, supporto che non deve essere limitato ai semplici DLC a pagamento, ma anche a dei comunque DLC gratuiti, per esempio, poi c'è stato parlato, no, no, per esempio Missione Raid, la Chris Raid, cose di questo genere. E parlando, ecco, parlando proprio dei Raid, molta gente si è lamentata del fatto che siano soltanto tre giocatori, però questo l'hanno fatto purtroppo perché è un titolo cross-gen, quindi, diciamo, secondo me è legato anche a quello, perché comunque bisogna sempre tener conto comunque delle potenze, diciamo che di quella che è la console meno potente, o meglio, le console, in questo caso la PlayStation 3 e Xbox 360. Per cui sì, è un problema, ma secondo me in 3 comunque si può giocare. E mi dicevo, poi niente, quindi direi gioco che deve sicuramente piacere, perché il suo più grosso problema è sicuramente il fatto che dopo un po' può annoiare. Però da questo a dire che è un gioco schifoso sicuramente no, è stato gonfiato veramente tanto dall'hype, però questo non significa che sia un brutto gioco. Sicuramente non è un capolavoro, è un gioco che, diciamo, verrà comunque ricordato sia per il suo gigantesco numero di vendite, sia per comunque gli investimenti, ma anche secondo me per quel che riguarda, perché comunque è stato il primo MMO su console. Poi, quindi basta, direi che a questo punto finiamo qua. Lasciate un like, commentate dicendo cosa ne pensate di questo gioco, condividete il video per far conoscere di più questo canale, e niente, iscrivetevi se volete vedere altri video del genere, e ci vediamo al prossimo video.